Computer 56 con numero 9, campione italiano maratonico in carico, Porro Samuele. Arriva da Guarzate, dalla provincia di Como, vice campione europeo, anche l'ultima volta il vincitore della Maratona Padre Piazza, il campione italiano maratona in carica, l'applauso per Samuele Porro. Con numero 1001, Mara Fumagalli, campionessa italiana, campionessa europeo, europea, vincitrice ormai di tutte quelle che sono le gare più importanti in Italia, punta ad un posto sul podio al prossimo campionato mondiale in terra elvetica. Lei è richiese e di Campagnate Monastero, l'applauso per Mara Fumagalli. Con numero 2, Rammsteiner Fabian, altro atleta del team Drag Sale San Marco, compagno di squadra di Samuele Porro, grande protagonista in settimana alla Swiss Epic, l'applauso per Fabian Rammsteiner, numero 2. Con numero 4, un grande Tony Cattaneo, anche lui più volte vincitore della Marathon Bike della Brianza, un po' anche la storia di quella che è la mountain bike a livello nazionale e a livello internazionale, portacolore della Whittier, l'applauso per il bergamasco Gianni Cattaneo. Internazionale Gianni Cattaneo, grande personaggio, grande atleta, ormai sono più di 20 anni che corre la mountain bike, anche lui vincitore della Marathon Bike della Brianza, eccolo qua, è il campione colombiano, il portacolore della Giant Leap, l'applauso per Leo Hector Paez, numero 3. Con numero 5, ovviamente le città vecchie, numero 7, Tony Longo. Eccolo qua, è la prima che ha vinto settimana scorsa in Friuli, la Gran Fondo Troy Trecker, una atleta, vedremo oggi cosa riuscirà a fare, anche lui, grande esperienza nel mondo delle marathon, l'applauso per Tony Longo. Con il numero 14, locale, Davarci di Mirko. E giustamente dovevamo chiamare anche una atleta di casa, lui è un veneto ma ormai è tesserato da anni con la KTM Protec, chiama la società che ha sede a Monticello Brianza, l'applauso del pubblico di Casatenovo con il pendolare numero 14, arriva Mirko Stavacchi. E poi non potevamo chiamare uno che le ha fatte tutte, numero 118, Bonettini San Franco, purtroppo anche il nostro grande amico Gino, ma è presente qui da noi, anche lui sempre presente, lui non è un elite, è un amatore, però giustamente lo chiamiamo perché ha partecipato a tutte e 28 edizioni della Marathon Bike della Brianza, dell'NTV lo trovate, lo applauso per Gianfranco Bonettini, bravo! E adesso tutta la squadra si sta portando nei pressi della partenza. E noi la vediamo, ecco la solita coreografia che ci regala la Bike Action Team italiana, che ci regala il mio dietro con lo striscione, ovviamente, che va a richiamare. Il mio leader è stato vittima di una caduta recentemente alla Val Seriana Marathon, però io chiedo al pubblico di Casatenovo, chiedo per favore, mi fate sentire un caloroso applauso. Intanto volevo ricordare le iscrizioni per la Kids Bike in segreteria, sono già aperte le iscrizioni per quanto riguarda la gara delle 9.30. Allora Ennio, tu hai già il microfono, devi dire alcune indicazioni e dobbiamo anche ricordare Ennio, lo sai io. Battute iniziali di questa edizione, tutti concentrati, ragazzi. Un'edizione importante perché ritraccia il percorso che poi nel 2021 sarà i campionati italiani marathon, quindi vediamo Mara Fumagalli, Samuele Porro, Medvedev, quindi Tony Longo. Io mi sposto, mi porto all'interno perché tra poco veramente partono. Ennio Decio, organizzatore con Team Galgiana, sta dando le ultime indicazioni, ultime direttive all'organizzazione. Sentiamo le ultime direttive di Ennio Decio. È entrata nella logica del campionato italiano 2021, per cui tanti saranno
da sperimentazione. Avremo bisogno come organizzatore dei vostri feedback. Vediamo la tensione proprio di alcuni atleti, più rilassata Mara Fumagalli in prima fila, più serena. Medvedev pronto, vincitore di 3 edizioni, vediamo sorridente. Samuele Porro, 2 vittorie consecutive anche lui della marathon bike. Una gara importante che è sempre stata anche molto, diciamo c'è stato un periodo che nessuno riusciva a vincere più di 2 edizioni. E invece Medvedev e Johnny Cattaneo sono riusciti a vincere 3 edizioni in gara, anche Tony Longo, anche lui vincitore di una marathon. Dicevamo, la gara di marathon di mountain bike è più antica in Italia, storica, per non fare rovinare questa splendida festa. In bocca al lupo, rilassiamoci, siamo pronti. Ormai pochi minuti, un minuto alla partenza, quindi siamo pronti per questa edizione 2019 della marathon. Vediamo il fiume di corridori, e qui il servizio Winning Time è importante perché tutti i biker hanno un chip proprio per essere tracciato i tempi, la gara, il percorso. Fabio Balbi sul palco che incita il pubblico, tutto pronto sul rettilineo di partenza. Guardate che grande pubblico comunque qui presente, tanta gente, e siamo ormai pronti. Egnio Decio, l'organizzatore, che mette la felpa in temperatura calda, cioè attenzione, ormai manca pochi secondi alla partenza. Attenzione, tutti pronti, silenzio assoluto, concentrazione. E attenzione al countdown. Attenzione, ormai Fabio Balbi fa il countdown. 5, 4, 3, siamo pronti. 2, 1, go! La partita, la 28ª edizione della Marathon by della Brianza. Vediamo il fiume dei biker in gara in questo percorso di 64 km, molto impegnativo, con delle salite veramente importanti. Percorso tecnico, divertente, guardate quanti sono al via in questa giornata di sole veramente bella. Un percorso detto da tutti i protagonisti, comunque molto bello, completo e divertente. E come ricordiamo, nel 2021 sarà protagonista la Marathon by del campionato italiano, che è già stato svolto qui anni fa. E qua l'ultimo dei biker che passa. Vado là su, perché prende quello là. 5, 4, 3, 2, 1, go! Vinna! 30 km di corsa a piedi qui alla Marathon by della Brianza. È partita anche questa prova. È partita. Fabio, adesso ti prendo io a te. Bravo, Fabio Balbi, speaker ufficiale. Allora, è partita la 28ª edizione.
Esatto. Da Lillo, 28 km, 28esima edizione, diciamo un po' quello è che è l'antipasto di quello che sarà il campionato italiano nel 2021, un grande riconoscimento per la Bike Action che festeggerà in quell'occasione i 30 anni di attività. E la Marathon Bike della Brianza la conosci tu meglio perché è stato il primo vincitore, è la festa dello sport, è la festa della mountain bike, è la festa di tutti noi, e vinca il migliore, hai visto poi anche il parterre, veramente ci sono nomi di grande spessore e sono anche in difficoltà nel fare anche un pronostico, per non saprei chi potrà vincere quest'oggi. 28 edizioni, quante volte a telecronaca? E questa è la 17esima edizione della Marathon Bike della Brianza. Sono di casa perché abito a vicino Lecco ed è sempre un piacere, anche sempre emozionato, e spero di esserci anche nel 2021 per fare il campionato italiano. Ci sarà anche Bike Show? Certo, ci siamo anche noi, siamo affezionati a questa gara, quindi sono bravi gli operatori, tanto non ci ascoltano, sono bravi. Sì, sono tutti bravi, Danilo, Luciano, Simone, tutti. Guardate come sono seri disgraziati. Va bene, ciao, buon lavoro anche a te. Ciao a tutti. Con l'avventura tra poco. Esattamente, buona mountain bike a tutti, ciao. 28 edizioni? Purtroppo 28. Allora, invecchiamo insieme qua alla Marathon Bike. Tu vincevi però, io già allora non ero in grado di pedalare in pianura. Beh, però siamo qua sempre con una grande manifestazione. È importante essere qui e essere ancora con lo stesso entusiasmo di una volta e possibilmente in buona salute anche, questo è molto importante. Tutti i protagonisti, abbiamo visto la partenza, i più forti, la Marathon ci tengono, è amata. Ma anche in particolare quest'anno, perché mi risulta che di Eli ne avevamo qui credo una sessantina e probabilmente anche loro sono sensibili al fatto che vogliono essere, come dire, selezionati per i prossimi mondiali. Voi Tingagiana, un grande gruppo di amici da tanti anni, la passione? Siamo partiti sostanzialmente, non dico che avevamo i calzoncini corti, ma quasi, e quasi per gioco, e in effetti poi anno con anno è cresciuto. Siamo un gruppo di circa una quarantina di ragazzi, cerchiamo di andare ancora anche in bicicletta anche noi, anche se non a certi livelli, e peraltro insomma l'entusiasmo rimane e speriamo che continui ancora, ecco. Allora, il percorso, so che nella prima parte ricalca il vecchio percorso, quello storico. Sì, sostanzialmente ricalca la parte storica, e le varianti principali sono sostanzialmente da credo Giovenzana, dove si sale verso Consonno, si scende giù verso Biglio eccetera, si ritorna su a Campsirago, si riprende la salita che va tradizionale all'eremo di San Genesio, dopodiché lì abbiamo cambiato parecchio il percorso, c'è un bel single track tutto nel bosco che arriva verso Ravellino, da lì si scende ancora sempre in discesa, sempre in single track, devo dire anche un po' pericoloso con la discesa, e si riprende poi dopo in fondo a quello che noi chiamiamo la discesa della Frana per rientrare poi dopo verso Montevecchia e poi rifare la parte tradizionale della parte finale della Marathon. Bene, quando si parla di Marathon si dice il cancello di Montevecchia e San Genesio. Sì, il cancello di Montevecchia, però credo che oggi il cancello è solo un piccolo aperitivo, no? Lo volano adesso. Tutto il resto effettivamente sarà molto più grave e molto più duro, devo dire la verità. Siamo passati dalle 26 alle 29. Sì, 26 e 29. Il problema è che non abbiamo ricambio sui giovani, questa è la difficoltà più grossa, cioè sostanzialmente l'inizio della fase della mountain bike in cui c'era passione, in cui c'era molto più entusiasmo, è probabilmente un po' passata. Oggi le biciclette effettivamente sono molto diverse rispetto a una volta, la passione delle persone anziane come noi è rimasta, però non abbiamo più ricambio dei giovani e questo è un problema. Bisognerà lavorare per portare dentro un po' i giovani, appassionarli. Bisogna motivarli, è chiaro che la mountain bike non è lo sport più tranquillo del mondo. Noi vediamo qui che abbiamo anche una scuola calcio e lì il calcio, insomma, ci sono centinaia di persone. Purtroppo con la mountain bike forse si fa più fatica e quindi il numero di persone è decisamente più ridotto. Bene, intanto ti ringrazio, buon lavoro, ci vediamo e buona continuazione. Grazie. Ci vediamo dopo.
Brescia. Sì, dovrebbe essere là il mio dirigio, solo che non ha il microfono, non ha il microfono. L'ha lasciato qua, si è dimenticato. 10:40. Vediamo se vediamo tutta la comitiva, la pattuglia di biker impegnato su quello che è il percorso avventura. Andiamo un attimino, guardiamo in fondo questo rettilineo, quindi tra pochi minuti. Intanto in regia, per il countdown è ok? Sì, lo vedo io. Penso di sì, abbiamo avuto prima un problema purtroppo tecnico, penso che sia risolto questo problema. È bello sentire il countdown tipo NASA, con una voce particolare. Vedremo un attimino. Io aspetto i atleti e tra poco informazioni anche della gara femminile in località. In questo momento passa in località Colle Brianza Mara Fumagalli, che ha un vantaggio di 1 minuto e 20 su Serena Calvetti, terza Chiara Curato, con distacco di 4 minuti e 30 secondi. 37, sì, no? Questa è la situazione per quanto riguarda la gara femminile. Mi sentite? Ok, allora siamo quasi pronti per la partenza della prova avventura, siamo qui sulla linea di partenza, io mi sposto e Brianza con le bike 40 saranno solo dislivello, quindi sono 49 km, 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 49
Sentiamo, sentiamo. La lunga 49? 49, speriamo bene. Bocca al lupo. Grazie. Manca poco. Io vi scrivo e vi invito. Le ultime indicazioni di Ennio Decio. Sulla gara. Sicuramente ce ne saranno tanti di voi che potranno provarci. Sta ricordando. Italiano della Marathon. Inizio winning time con zero wind. Di pettorali di partenza che arrivano a 1626 1700, veramente tanti tanti, lo più alto che vedo in questo momento.
tanti biker pronti a... Amici. Andrea! Niente, sapete... Magliarvi, non sbilanciatevi troppo lì. C'è il cancello, ci sono altre cose. Il cancello, quindi nella parte centrale del parco, del Curone, abbiamo anche quest'anno inserito le bici elettriche con questa fretta. Si sono preparati, però magari non sono preparatissimi. Quindi, questo l'abbiamo fatto per il rispetto della natura, come ci viene richiesto. Quindi ci saranno loro che ci aiuteranno a fare la staffetta. Vi invito a utilizzare le tasche che avete. Aspetto praticamente della natura di non gettare comunque le... possono metterle nel... quindi è importante da parte del loro impegno, da parte degli organizzatori. Sentiamo. Vai, e ne ho fa anche rima, grande appassionato, ormai poco la partenza. Allora, ok, regia countdown! Ormai, attenzione, pronti, siamo pronti alla partenza con le immagini anche noi. Sì, anche a Proventura, guardate, quanti, a livello maschile e a livello femminile, buona gara. Intelligente, dopo fare domande. No, no, ma è solo un saluto, eh. No, beh, Giovanni Galtinaghi è un po' la storia di quella che è la mountain bike, non solo sul territorio lucchese, il grande discesista azzurro, downhill. Siete sempre un giovanotto, Giovanni. Buongiorno. Come va? Tutto bene? Va bene. Ci guardo bene, è abbastanza cociato tra ossa, però bene, mi piace del movimento. Devo fare i complimenti subito all'organizzatore perché ha fatto un percorso, quest'anno ha fatto un percorso di pezzo centrale di Edison. Tra l'altro è tecnico, bellissimo proprio tecnico. Bellissimo perché c'è tutto, c'è la decisione veloce, c'è la decisione tecnica, salite belle toste, poi il pezzo centrale è pochissimo asfalto. Veramente una maratona consigliere. Tra l'altro lo sai benissimo, 2021 campionato italiano maratona. Sì, esatto, la previsione dell'italiano è una cosa bellissima. E oggi la maratona cosa? Dice, che domande faccio. Ciao bello! Grande, ciao a tutti. Ciao. Eccolo qua, il nostro Danilo Gioia, con il nostro parlare un'ora e mezza con Danilo, ex ciclista professionista, ex biker, vincitore delle prime edizioni della Maratona Mai della Piazza. La prima domanda che però ti faccio, poi parliamo di quello che è il tuo lavoro oggi, è una grande soddisfazione che nel 2021 la Maratona Mai della Piazza riospiti il campionato italiano. Sì, sicuramente è una gara che merita e il campionato italiano è il premio anche credo alla storia che ha questa gara.
e i corridori la onorano tutti gli anni con tutti i più forti, quindi è una gara che merita veramente. Allora, raccontaci oggi cosa farà Bike Show. Oggi siamo qui presenti anche noi nel nostro piccolo per fare un po' di promozione comunque della mountain bike, della marathon che meritano e a questa bellissima gara, quindi faremo dei collegamenti con Facebook, quindi sul web, e faremo un po' anche le interviste ai protagonisti e a tutta quella che è l'organizzazione. Quindi oltre a quello che sarà quello che è l'aspetto tecnico e agonistico, cercherà di far capire cosa c'è dietro una macchina organizzativa come la Maratona della Brianza. Sì, noi faremo il colore di questa manifestazione, di questo evento, e perché c'è tante cose dietro alla gara, c'è la gara, i protagonisti, poi c'è il colore, c'è tutto quello che è l'organizzazione. Quindi un saluto a te e a tutto il tuo staff. Grazie mille, anche a te, buon lavoro. Grazie, ci vediamo dopo, Danilo Gioia, grazie mille. Intanto un'altra comunicazione parlando di quello che... Buongiorno, buongiorno e buona domenica. Intanto volevo ricordare le iscrizioni per la Kids Bike in segreteria, sono già aperte le iscrizioni per quanto riguarda la gara delle ore 30. Allora, Kenio, quelli della short e quelli della bici assistita, non so quanti sono, forza. Con entusiasmo ragazzi, tocca a voi, così, oh, un bel sorriso, ciao ragazza, è bene, tutto bene? Quanti siamo su questi? Pokémon? Ciao Simone! Chiamato per coloro che partecipano alla 30 km, e anche quelli con la bici di schiavo, bici di schiavo, tanto nessuno di voi. Messo bene, siamo pronti, adesso c'è la prova a 30 km, giusto? Siamo pronti? Vediamo. Signora ha sbagliato strada. Quindi 30 km, 500 metri circa di dislivello. Per voi. Sabrina, Danilo, Paolo. Lorenzo. Vieni Daniele. Fabio. Ok, avanti Fabio. Io mi chiamo Fabio. Sabrina, tutto bene? Sabrina è un ex ciclista su strada, eh? No, vabbè, ma non facevo anche volta per il ciclo cross, però non ti piaceva tanto. Il fratello invece come sta andando? Eh? Il fratello Filippo è passato ciclista professionista su strada, loro sono gli esiti dell'anno. Vediamo le bike. Diciamo nelle categorie giovanili un po' di sfortuna. Poi piano piano, quando abbiamo la giusta motivazione, arrivando, saluto, qua arrivano, ecco. Con delle e-bike, guardate, qua una fat... Buongiorno! Con la telecamera... Okay. E guarda qui... Dobbiamo partire subito, eh! Adesso andiamo a sentire... Andiamo a sentire con le bike. Ringraziamo ovviamente anche la vostra presenza qualificata per il divertimento. Perché questo è l'obiettivo, quindi questa gara è fatta per far divertire tutti, compresi quelli attacca. Che magari come me sono meno preparati, hanno la pancetta e fanno la pedalata perché dopo il pomeriggio c'è sempre un bellissimo piatto di pasta. Quindi l'obiettivo, come detto, è sempre un buon divertimento, non è che siete così, poi così pochi. L'unico piccolo avvertimento, non siete pochi, siete sempre un bel numero importante. Ci sono delle gare che non hanno questi numeri. Allora, nella salita io farò, chiedo la cortesia per le bike e quelli più bravi. Parte col monocorona, ormai. Ah,
buona, Monaco, Mali, della Brianza, ciao a tutti, ciao, figate 5, via, dai, alla grande, ciao, ci vediamo dopo, mi raccomando, divertitevi, ciao! Vai, fine gara! Allora ragazzi, riaprire per i bimbi. L'anno prossimo magari alla 48 e poi magari all'italiano, chissà, 96 sale nel 2001 per 2021 all'italiano cosa può succedere? Tutto è aperto. Buon divertimento in bocca al lupo! Ok, fatemi un applauso! E countdown anche per loro? Ok, vai con le countdown! Adesso spostiamo la telecamera di là. Sì, possiamo anche a parte che sì, dopo dopo ci sarà il passaggio anche del Colle San Genese, il nostro concorrente femminile. Vedremo se ci sarà novità. Là vado di batteria. Se magari iniziamo. E ciò farei ok. Grazie, è stato un piacere, bocca al lupo di pronta guarigione Marzio Deo. Lo facciamo un applauso al grande Marzio Deo! Giovane Marzio Deo che riceve l'applauso. Ma sentiamo un attimo Ennio, dice. Ennio, vieni qui proprio un secondo. Dai, siamo in diretta, Ennio, allora pochi minuti ormai alla fase finale, si sta concludendo con grandi protagonisti, una grande gara. Una grande gara, grandi protagonisti, grande clima e la Marathon Bike, questa è la Marathon Bike, ho vissuto tu in prima persona 28 anni fa e dopo 28 anni come se fosse il primo giorno e questa è la cosa più bella, non si diventa mai vecchi di fronte alle cose fatte bene e soprattutto le belle cose, la Marathon è una bellissima cosa. Ennio, l'amore per questa gara dimostra anche che Marzio Deo, un altro nostro amico e grande protagonista e vincitore di questa gara, è qui a vederla. E qui a vederla, non solo ha cercato di collaborare con la sua squadra perché non poteva mancare a questo grande evento che ormai anche lui ha nel cuore, così come ce l'hai tu giustamente. Bene, ci vediamo dopo, ti lascio al lavoro. Vai, vai, tranquillo. Siamo in attesa, attenzione, siamo in attesa dei due corridori al comando. Vediamo se ecco che escono all'ultima curva Medvedev con Rabensteiner. Rabensteiner e Fabian Rabensteiner che vince su Medvedev. Una bellissima gara, grande vittoria per Fabian Rabensteiner. Come dicevamo oggi, un grande favorito di questa edizione. Ma andiamo a sentire i protagonisti un attimino, stiamo anche, vediamo con Fabian Rabensteiner. Fabian, siamo in diretta, una grande vittoria? Sì, una bella vittoria oggi. Sì, non sapevo oggi cosa aspettarmi perché la gara di settimana scorsa è stata molto dura e non sapevo se ero già recuperato al 100%, ma come abbiamo visto stavo molto bene oggi e sì, ho provato a partire subito fuori giri, sono anche già riuscito a staccare subito tutti dove c'era il primo rifornimento, ma dopo facevo un po' di fatica che sapevo anche, no? Che era il mio obiettivo di
di scoprire quanto veloce recupero e se recupero. E sì, è andato molto bene, sono riuscito a rientrare su Alexei, su Paez e dopo il finale abbiamo collaborato bene e sì, ci abbiamo giocato qua in volata. Complimenti, eh. Grazie. Minuto e 20, poi ovviamente hanno desistito, hanno proseguito la loro gara. Ma... ecco che escono altri due. Attenzione, Arias Cueva con Leonardo Paez, compagni di squadra, arrivo in coppia, vediamo, terza per Paez, quarto per Arias Cueva, no, quarto Paez. Quindi in terza posizione abbiamo visto, diciamo, Arias Cueva e poi Paez, in quarta posizione, tutti i protagonisti in questo momento hanno passato il traguardo. Altro arrivo adesso, un'altra coppia. Sono partito subito a fiamma tutta e già il primo movimento avevo un piccolo vantaggio su Alexei, su Paez, ma poi soffrivo un po', sapevo che... Leonardo, ciao, posso fare? Allora, che gara è stata, Leonardo? Intanto siete arrivati voi due compagni di squadra in terza e quarta posizione, una gara come? Prima di tutto voglio salutare a tutti questi amici, anche la mia squadra per il suo sostegno. E sì, oggi una gara sì, molto veloce, ci saranno molti strappi e salite non lunga ma molto impegnativa e bisogna avere... Sì, per scalatori come me diciamo che soffro un po'. Ho provato all'inizio, sono andato via, ma ho avuto una scivolata che mi ha costretto a aspettare e poi sì, mi sono staccato su un tratto molto impegnativo e va bene, complimenti a quello che ho vinto. Com'è il percorso così, perché sarà anche protagonista degli italiani? Devo dire che è un percorso un po' più veloce, più... Sì, c'è tanto da guidare, molto tecnico, ma comunque mi sono divertito e mi è piaciuto anche. Cioè, complimenti. Sì, grazie a tutti, ciao. Bene, abbiamo sentito Leonardo Paez, protagonista oggi di una grande gara, anche lui. Un percorso sicuramente non adatto alle sue caratteristiche, Leonardo Paez che ha conquistato la Sella Ronda Hero ancora quest'anno, una gara molto più adatta alle sue caratteristiche dove sicuramente domina da grande scalatore. Stiamo vedendo un altro arrivo importante, giriamo la telecamera proprio sul traguardo, sta arrivando un corridore da solo, in solitaria. E vediamo. Michele Casagrande che va a conquistare così la quinta posizione, bravissimo Michele Casagrande, grande gara. E attenzione che arriva anche italiano, ma ti ringrazio per l'approvazione del percorso. E guardate Johnny Cattaneo che andiamo a sentire. Johnny fermati un secondo, dai. Guarda che c'è la telecamera lì, Johnny. Allora, che gara è stata oggi? La marathon, sai bene anche te che una gara si fa sempre tutta, è una gara molto divertente, una gara molto dura e sempre molto tirata. Sono anche contento della mia gara e niente, dai, vediamo di far bene settembre e poi vacanze. Sta entrando più una condizione di fine stagione? Sì, dai, ho perso una settimana d'agosto per un malanno e adesso vediamo di recuperare il più possibile. Percorso in previsione campionati italiani 21? È bello, per me la marathon è la gara di casa e la miglior gara che c'è in Italia. Complimenti, dai. Ciao, grazie. Ecco che escono altri due protagonisti, attenzione, volata a due, attenzione. Volata per il settimo posto. Ecco. E sono arrivati Mirko Tabacchi e Daniel Tassetti, sprint, bravissimo Mirko Tabacchi del team KTM Protec Dama. Altra volata, altro sprint a tre, attenzione. E Tony Longo anche.
la maestra con Valerio Domenico. Adesso sentiamo un altro protagonista, magari con Mirko Tabacchi. Proviamo a sentire. Aspetta, chiamo qua Mirko, vieni qui da un secondo che siamo. Pippo, sì. Vai. Sei ripresa da Kumaya. Sentiamo i protagonisti, ragazzi, qua siamo all'arrivo. Vado su Mirko Tabacchi. Mirko, che gara è stata oggi? È stata una gara molto particolare. Il primo pezzo era molto simile a un cross country, quindi mi sentivo a mio agio, soprattutto la parte centrale. All'inizio ero un po' affaticato, un po' ingolfato, e sulla seconda parte di gara sono riuscito a riportarmi nel gruppo dei primi 10 per giocarmi il posto. Una gara alla marathon che non dà respiro? Sì, quando dici dai che spiana è il momento che devi accelerare di più, quindi sì, anche le discese sono molto tecniche, quindi anche lì devi rimanere concentrato e il ritmo comunque rimane alto. Percorso bello? Assolutamente sì, avevo fatto la prova e la parte finale veniva lunga, oggi in gara non era poi così lunga, quindi molto bello, molto spettacolare, sentieri molto tecnici e belli. No, complimenti. Grazie, ciao. Com'è andata? Ma è andata bene, dai, peccato gli ultimi 10 km che ho avuto un po' di crampi e sono entrati gli altri ragazzi e poi alla fine un decimo posto sembra, quindi va bene così, dai. Top 10, dai. Sì, dai, va bene. Complimenti. Grazie. E abbiamo sentito anche un altro protagonista, Valerio Domenico del team KTM Protec Dama. Poi abbiamo qui all'arrivo col numero 12 Sarai Pietro. Sarai Preto della Team Scott, qui altro arrivo con numero 17 Billy Jacopo con 3 ore e 2 minuti, corridore del Team Olimpia. Col tempo di 2 ore 51 e 34 secondi entra nell'arco d'oro della Marathon Bike della Brianza il portacolori del Team Trek Selle San Marco, lui è Fabian Ravensteiner. Però non possono fare la prima. Danilo, sono dentro io, eh. Saluto lì. Le congratulazioni da parte della locale amministrazione comunale, da consegna anche del mazzo di fiori ai tre grandi protagonisti di questa importante edizione 2019 della Marathon Bike della Brianza, la presenza anche dell'istituzione, la presenza del comitato provinciale, del presidente della FGT Lecco, Alessandro Bonaccina. Consegniamo ovviamente il... Beh, siamo nella fase di premiazione, vediamo il podio maschile con la vittoria di Fabian Ravensteiner in seconda posizione. Vediamo Alexei Medvedev. E ovviamente si festeggia e si brinda, e poi abbiamo alla Marathon Bike della i tre grandi protagonisti da parte del signor con Paez e Aria Scueva, ecco, del stesso team che hanno conquistato il podio. Fabian Ravensteiner, vincitore 28esima edizione Marathon Bike da Brianza, e siamo alle fasi di festeggiamento e di e vediamo che festeggiano sul palco i tre grandi protagonisti di questa edizione Marathon Bike della Brianza 2019. Fabian Ravensteiner. Sono spostato un attimino perché se no mi bagnavo. E dopo il podio dei protagonisti della categoria maschile siamo anche in attesa dell'arrivo della prima delle donne, quindi anche vediamo le fasi di premiazione con la consegna del premio simbolico in denaro, dell'assegno, quindi il premio. Un attimo. La consegna, ecco, l'assegno al vincitore. Vediamo se riesco anche vediamo a Fabian Ravensteiner, la prima concorrente femminile, che riceve
ai primi tre classificati e si va con Ennio Decio. Tanto è ancora gratis l'applauso, quindi lo facciamo adesso con calma perché si scivola anche. Tutti i bambini sul palco a fasi della premiazione della categoria maschile della Classic, quindi 69 km con la vittoria di Fabian Rabesteiner che corre per il team Trek Selle San Marco, un Fabian Rabesteiner che avevamo già accennato nelle fasi iniziali proprio della gara come segnalato in grande condizione, in grande forma, e si è confermato con una vittoria allo sprint battendo Alexei Medvedev, che poteva essere l'unico vincitore della quarta edizione che non è mai stata vinta da nessuno. Guardate che bello il palco, il podio con tutti i ragazzini della mountain bike, con Ennio Decio che trascina il pubblico. Guardate, fasi bellissime di questa edizione. Sono tanti bambini, sono ragazzi, dobbiamo farne un urlo, dobbiamo squarciare veramente tanti, e guardate che palco, la premiazione solo per tirar fuori la nostra forza. E intanto siamo in attesa dell'arrivo, come dicevamo, della prova femminile. C'era Mara Fumagalli segnalata come al comando nettamente della prova femminile. È una cosa semplicissima che grida però la loro forza di poter essere domani dei grandi ciclisti della mountain bike, no, sicuramente di persone che vorranno divertirsi e magari qualcuno raggiungere i risultati che il Foggio Dietro ha realizzato in questa splendida giornata. Grazie ragazzi, grazie a tutti per la vostra collaborazione, grazie a Fabian, grazie a Alexei, grazie a Diego, se volete sentire. E poi tutti a firmare le mani. E stanno arrivando anche gli atleti. Mi dicono, mi hanno detto la mano a Fumagalli. Attenzione. Siamo tutti che così per loro facciamo un grande applauso. Guardate, veramente bravi. E intanto arrivano altri protagonisti. Di quello che è successo anche io di un'unica umiltà, una stampata di quelli che sono arrivati, voglio di penso io andare a spulciare. Arrivo allo sprint, un terzetto, man mano, dopo 3 ore e 19 minuti, ecco altri tre concorrenti, poi sono adesso anche i vari concorrenti delle altri percorsi, anche però una gara veramente molto dura, 3 ore e 19 in questo momento. Siamo sempre in diretta qui sul traguardo. Allora, 3 ore 25 minuti di gara e siamo in attesa della prima atleta, che dovrebbe essere Mara Fumagalli, che era saldamente a comando della prova. Adesso vediamo con le nostre telecamere. Stanno arrivando anche i ragazzi dei percorsi più corti. Ma ben venga anche giustamente per divertirsi. Il momento più caldo anche della gara, della manifestazione, della giornata, in questo momento, anche se Mara con i suoi veramente molto caldo, ancora 3 o 4 anni davanti per poter torsi delle soddisfazioni, ma sicuramente uno degli obiettivi principali della stagione per Mara Fumagalli. Molta gente, molti protagonisti e partecipanti qui. Ed ecco che sta per arrivare e arriva Mara Fumagalli con la maglia di campionessa europea, campionessa italiana. Mara Fumagalli vince la 28esima edizione. 3 ore 26 e 50, grande vittoria per Mara Fumagalli. Andiamo da un po' di tempo su queste colline nue, vedendoci sempre dei feedback molto molto importanti. Effettivamente se ne è andata a guardare, una grande maglia, non solo con l'italiano, ma purtroppo con l'italiano.
sentiamo le sensazioni. Non ho potuto neanche metterla perché ho vinto l'italiano, la settimana dopo ho vinto l'europeo e quindi è rimasta nel cassetto. Però vabbè, cioè è un ricordo e quindi sono felice comunque di averla vinta. Oggi faceva caldissimo sul percorso, però insomma non perché ci abito, però la maraton è proprio bella. E poi la cosa importante, ovviamente ci lascerai la maglia come ricordo che otterremo come esposizione. E poi guarda che di solito la marathon è un buon auspicio per quello che viene dopo, che si chiama mondiale tra mi pare 15 giorni. Esatto, io ho dichiarato fin dall'inizio dell'anno che il mio obiettivo principale sarebbe stato l'europeo e il mondiale, che ci sarà il 22 di settembre, e spero di arrivare nella miglior condizione possibile per quell'appuntamento e poter portare a casa, vado per una medaglia, sono sincera. Complimenti sicuramente. E abbiamo sentito Mara Fumagalli, quindi obiettivo campionati del mondo marathon dopo il campionato italiano e campionato europeo, grande protagonista, 16 vittorie su 16, e cioè sul suo personal trainer, qua lo fermiamo, Casiraghi, fermiamo un secondo, fermati Casiraghi, allora Mara, grande vittoria. Sì, grande vittoria, sta provando un po' il motore per il mondiale, ha ancora un mesettino per prepararsi, è appena scesa da Livigno e ha fatto tutto quello che doveva fare da manuale. Ci stiamo avvicinando bene, dai, al mondiale. 16 su 16. 16 su 16, ma soprattutto la Iro, l'europeo, l'italiano, che era un lavoretto duro e l'ha portato a termine alla grande. Bene, manca una. Dai, complimenti intanto. Grazie. Ciao, ciao a tutti. Abbiamo sentito anche, intanto vediamo gli altri arrivi. Ci portiamo sul traguardo e vediamo chi sarà la seconda classificata in ambito femminile. Una grande gara quella di Mara Fumagalli, che veramente non ha avversari, sta sbaragliando per quanto riguarda il campo del marathon in Italia, perché 16 vittorie su 16 gare a cui ha preso parte. Qui siamo con gli arrivi di altri concorrenti, sempre della Classic ma anche della Short e dell'Adventure. Stanno arrivando un po' i vari concorrenti delle varie gare, dei vari percorsi differenti. Intanto che attendiamo l'arrivo della seconda donna. Questo cerchiamo anche di capire quali sono i campioni provinciali. Allora, Semignana, com'è andata? Ti sei divertito? Ti vedo molto concentrato. Ti sei stata... Altri arrivi allo sprint, gruppettini, guardate comunque la voglia di concludere queste prove, dare il massimo. Nella mountain bike non ci si risparmia nulla, si dà il 100% e anche di più. Questo è un percorso, soprattutto questo della Marta, un percorso veramente molto, molto impegnativo, perché non dà respiro, quindi c'è un percorso molto nervoso, molto teso, con saliscendi, l'unica salita lunga è San Genesio. E siamo a 3 ore e 31 minuti di gara. Saluto il signor Cornasier, buongiorno, buona domenica, ben arrivato in provincia di Lecco, presidente della Vittoria, SR Sul Tour. Presenti tutte le manifestazioni che contano per quanto riguarda l'attività della mountain bike del long distance. Tutto bene? Buonasera. Sì. Signor Pirovano, buongiorno. Vieni, vieni, presidente. Siamo con due grandi ragazzi dell'Issone MTB. Dove? Non mi direi. Com'è andata la gara? Poteva anche andare meglio, a dire la verità, comunque un percorso durissimo veramente, e molto bello, anche comunque divertente in discesa. Secondo te è un percorso che possiamo proporre per il 2021, ovviamente aggiungendo qualche particolare della prima parte che abbiamo saltato? Ah, sicuramente è un percorso che fa parte dell'italiano, è molto duro, tecnico, vario, e quindi sicuramente sì.
e sicuramente con la vostra presenza riuscirete a renderlo eccezionale come sempre. Sono con Tonello Tibissone Ventimili, abbiamo sentito prima che ci ha detto qualche commento, prosegui. Passa un altro, voilà, perché sono brasato. Come mai? Ma perché la preparazione o perché il percorso? Perché ti sei impegnato tantissimo, secondo me è l'ultima soluzione. Perché mi sono impegnato tantissimo, perché sono finito io, fine stagione. Sono stanchissimo, è un percorso durissimo, bellissimo, molto tecnico, si sente che in discesa, ma se non arrivi che ti fresco. Stai a casa tutto qua che è meglio. Noi ci abbiamo provato a fare un percorso da mountain bike comunque. Spettacolo, è bellissimo. Grazie, grazie, dai, divertiamoci quando possiamo. Scusami, visto che siamo ancora giovani, io ho preso. Grazie, sta arrivando la seconda. La seconda, quindi chiedo scusa. Aspetta che arriva la seconda concorrente femminile, se me la fai commentare. Vai. Ok, perfetto. Intanto è arrivato anche Giovanni Bartesaghi della Van Race, lo dico perché è lecchese. Di Beverati, è stato anche campione italiano dell'attività del cross country. Sono anche con Pirovano della KTM Pro Tecnama, velocemente due nella top 10 a livello maschile, con Serena che dovrebbe essere seconda. Bella giornata. Sì, per noi è una bella giornata. Arriva, perfetto, grazie. Eccolo qua, dov'è? Eccolo là in fondo, sì. 50 metri, l'applauso del pubblico per la seconda classificata della KTM Pro Tecnama, Serena Gambetti. Bravissima Serena, grazie. Ok, Pirovano, velocemente. Grazie Serena, la gara di casa, ti sei comportata in modo fantastico. Calma. Attenzione al nostro grande delegato per la finale che è rischiarato. Posso andare regno? Testa che non vedi. Ma concludere col presidente che ho detto prendere il piatto a Serena. Va bene, lo sto facendo. Ok, 30 secondi con Pioma, vai. Sì, diceva la gara di casa, quindi teniamo a prima di tutto essere presenti. Che l'organizzazione veramente a top a livello internazionale. Serena, che gara è stata allora? No, molto bella, divertente. Ho preferito quel percorso di quest'anno di quello dell'anno scorso, anche perché l'anno scorso ero andata in crisi verso la fine e quindi avevo sofferto tantissimo. Quest'anno mi sono gestita meglio, ho mangiato e quindi stavo bene fino quasi alla fine, dai. Percorso bello? Bellissimo, divertente, discese come piacciono a me, strappi corti, quindi perfetto. Bellissima, una grande gara, la gara di casa, l'ha preparata sicuramente perché tra le righe io ti vedevo su e giù per le colline, anche se non si capiva, eri ben mascherata, però alla fine un grande risultato. Sì, sono molto contenta, è ovvio, Mara quest'anno è imbattibile e sono contenta di essere arrivata dietro di lei. Thank you.
E siamo in diretta con la premiazione della categoria femminile con la vittoria di Mara Fumagalli. Dicevamo campionessa europea, Mara Fumagalli, campionessa italiana, 16 vittorie su 16 gare, 16 vittorie consecutive, veramente brava Mara Fumagalli. E sul secondo gradino abbiamo Serena Calvetti del team KTM Protec Dama. Si brilla anche il campo femminile. E poi vediamo a concludere il podio, a voi, il podio femminile. Io vi porto. Ok, vai Chiara, dai. Burato Chiara, dai, al terza posizione. Ed ecco, pronti ai festeggiamenti, con lo spumante. Il podio della 28esima edizione della Marathon by della Brianza con Mara Fumagalli, premiata da Ennio Decio coi fiori, sia Serena Calvetti, tutte e tre le protagoniste di questa edizione. Fate tutti sul gradino più alto del podio, ragazzi. Sali, Chiara, Serena, tutti sul gradino più alto del podio. Chiara e Serena, foto di rito conclusivi di questa edizione anche per quanto riguarda la categoria femminile. Grazie, noi ci ritroviamo alle ore 15. Alle ore 15 appuntamento per la premiazione conclusiva e ci risentiamo più tardi per tutte le premiazioni con i grandi protagonisti.